Continuano i problemi di formazione del Milan nella partita contro il Tottenham. Proteste da parte di commercianti e residenti della zona La Maura. Infine, il bond Inter da 415 milioni è definito bond spazzatura dai mercati finanziari. Tutto questo dopo la sigla. Oggi 7 marzo, martedì, sono Giovanni Gardini che vi dà il benvenuto alla nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere subito un like al video, vi ricordo soprattutto di iscrivervi a DNA Rossonero TV. Mancano pochissimi, meno di 10 iscritti per arrivare alla soglia dei 5.000 che è per noi un grande risultato. Quindi chi ancora non si è iscritto, mi raccomando, fate il vostro dovere, tra virgolette, cliccate sul tasto iscriviti, non vi costa niente, in questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan, se attivate poi anche la campanella. In questo modo appunto potete accedere anche alle nostre rubriche giornaliere, ai nostri pre e post partite, radiocronache delle partite, di tutte le partite del Milan e le nostre dirette live del martedì e del giovedì. Inoltre potete sostenere il canale tramite abbonamenti e tramite donazioni. Per abbonamenti cliccate sul tasto abbonati, vi si aprirà una scheda con 5 tipologie di abbonamento e per ciascuno il nostro regalo. Infine, commenti e domande ne lasciate durante il video e a fine video nei commenti stessi. Partiamo subito quindi con le prime notizie, e purtroppo non sono notizie buone. Ieri, nell'allenamento previsto, Giroud non si è presentato in quanto è affitto da una sindrome influenzale con febbre. E quindi è rimasto a casa. Questo può causarci un problema per la partita contro il Tottenham a Londra, in quanto praticamente non abbiamo sostituto di Giroud, in quanto Ibra non fa parte della lista UEFA e comunque, come abbiamo visto anche a Firenze, più di 20-25 minuti ancora non ce l'ha sulle gambe. Le alternative quindi sarebbero Rebic, che non mi sembra in grande spolvero, Origi idem, o De Ketelaere in una posizione da falso 9. Speriamo che appunto Giroud riesca a superare questo attacco influenzale. Mi chiedo però appunto perché non vengano vaccinati i giocatori contro l'influenza, visto che insomma sarebbe utile, perché anche Tonali stesso abbiamo saputo proprio ieri che era stato afflitto da influenza qualche giorno prima e da febbre della partita di Firenze. Abbiamo visto infatti poi a Firenze la sua prestazione non certo eccellente. Diaz anche lui per il momento è in valutazione, si cercherà di recuperarlo, altrimenti sarà Krunic la sua alternativa. Anche in difesa c'è un dubbio, se confermare Ciao oppure dare un turno di riposo e fare giocare al suo posto Kier, che logicamente ha più esperienza, quindi potrebbe essere utile a Londra proprio contro il Tottenham in questi ottavi di Champions. A proposito di lista Champions, è stato inserito Mike Maignan come portiere, logicamente, e al posto di Tatarusano, che quindi non sarà presente stasera a Londra in panchina, ma sarà come secondo sull'ammirante. Questo perché il Milan ha un numero di stranieri elevato, di conseguenza più di un certo numero di stranieri non possono essere inseriti nella lista UEFA, quindi uno straniero che entrava a Maignan doveva essere sostituito da uno straniero che usciva, quindi in questo caso Tatarusano. Veniamo poi alla questione stadio. Questione stadio, che parliamo sempre di La Maura attualmente, quello che, di cui parlano di più i giornali. Ci sono state delle reazioni da parte di commercianti e residenti della zona vicino al Parco Sud, quindi la zona La Maura, ippodromo, dove sarebbe costruito lo stadio del Milan. E le risultanze sono negative, in quanto si ha paura che con la creazione dello stadio peggiori la situazione già di caos che c'è a San Siro nelle giornate di partita, oltre che perdere del verde. Logicamente sono le solite proteste che vengono fuori, capibili anche,
perché comunque non sempre diciamo, la costruzione dello stadio può portare delle migliorie. E come ieri appunto ho parlato nel programma Tribù Rossonera, ho detto che San Siro ha due volti, un volto più diciamo più VIP, che è appunto la zona che si affaccia proprio nella zona ippodromo, e la zona meno VIP, che è la zona diciamo, attorno diciamo, allo stadio attuale. Logicamente andando a muoversi diciamo, in una situazione di contesto residenziale di medio-alto livello è sempre un po' delicato, quindi secondo me io continuo a insistere sul Sesto San Giovanni come soluzione secondo me migliore del Milan e più fattibile. Comunque ad aprile sapremo come ci muoveremo e dove ci muoveremo. Altra notizia è la designazione, sarà l'arbitro francese Turpin, che è stato arbitro lo scorso anno di Porto Milan, di Milan-Porto, scusate. Un arbitro che non ha lasciato dei grandi ricordi, sinceramente, con valutazioni tra 4,5 e 5 sui giornali, un gol al sesto minuto realizzato dal Porto, derivato da un fallo su Bennacer con sgambetto, non fischiato dall'arbitro, una gestione dei cartellini gialli un po' così a casaccio, quindi sinceramente non abbiamo un buon ricordo dell'arbitro. Speriamo che questa partita sia arbitrata in modo un po' diverso. Diciamo anche che per quanto riguarda poi il discorso Inter, perché parliamo anche dell'Inter, ieri c'è stata una valutazione da parte di Standard & Poor's del rating del bond dell'Inter e ha confermato diciamo, il rating B con diciamo, una credit watch negativo. Malgrado diciamo, ci sia un miglioramento della liquidità. Cos'è Credit Watch? Credit Watch è la prospettiva futura della, come si può dire, della maggiore e minore solvibilità da parte della società che ha emesso il bond. Diciamo. Quindi questo rimane in negativo. Questo perché diciamo, c'è ancora il punto interrogativo dello main sponsor dell'Inter, Digital Bits, che non ha pagato la quota annuale dello sponsor, e quindi c'è il dubbio da parte dei mercati finanziari che l'Inter riesca a trovare uno sponsor similare come importo all'esborso che avrebbe dovuto sostenere Digital Bills, e quindi ci sono dei dubbi in questo senso. Quindi c'è ancora tuttora una possibilità di un abbassamento ulteriore del rating del bond dell'Inter, che quindi che da B, che viene definito come estremamente altamente speculativo, mentre viene definita in ambienti finanziari come junk bond, cioè titolo spazzatura, possa ancora diventare peggio del titolo spazzatura. Vedremo anche questo nei prossimi mesi, perché nei prossimi 3 mesi sarà risolto anche il problema della sponsorizzazione Inter, quindi i mercati finanziari sapranno meglio come valutare la società nerazzurra. Per oggi abbiamo chiuso, quindi vi ricordo like al video e vi ricordo soprattutto iscrivetevi a DNA Rosso Nero TV, è per noi molto importante, quindi non vi costa niente, cliccate su iscriviti e basta, gratuito tutto, quindi non c'è nessun problema in questo senso. Altre cose non ci sono da dire, quindi vi saluto, vi ricordo comunque i nostri appuntamenti giornalieri 14.30 19.30, poi domani prepartita alle 20.30. Radio Cronaca partita alle 21 e post partita attorno alle 23, supplementari permettendo se saranno effettuati. Buona giornata e forza Milan da Giovanni.